aggiungerò magari un altro, dai, una cosa. Leggerò un frammento di due racconti, uno è mio e lo leggo prima per fare il canzo, ma perché ha delle caratteristiche più di, come potete dire, di fantascienza tradizionale, quanto è un'esplorazione spaziale. Il racconto è tratto da Acqua, Avanguardia del futuro oscuro, una delle nostre più recenti creazioni collettive, raccolte di racconti, ed è un racconto di cui vi leggerò la prima parte, una pagina e mezzo, un racconto che descrive un'esperienza allucinante di una spedizione spaziale che si trova a perdere progressivamente colpi, nel senso che i membri dell'equipaggio prendono via via colpiti da un'amnesia, proprio in uno stato di catalessi che apparentemente è indotto da una sorta di buco nero, una presenza oscura che si manifesta davanti alla loro nave spaziale. Quindi da qui si entra in un sentiero intimo ed è anche un sentiero di forzata introspezione, perché il protagonista, che è l'ultimo a rimanere più o meno vigile, si troverà costretto a entrare in questa dimensione. Quando entrò nella sala di comando lo vide buio. Garter non sapeva dove fosse, né ricordava il motivo per cui era partito. Poteva scorgere solo due figure, delineate nella semioscurità del pannello di controllo, davanti al vetro che si apriva sull'infinito oscuro. Provava sempre quella sensazione di freddezza e di oblio, fissa, ogni giorno, non appena si svegliava. Trovava gli altri due uomini nella cabina, li salutava con un cenno di scatto del capo e ricominciava la sua litania di movimenti, incessanti, meccanici, con il rumore della mandibola che gli rimbombava nel cervello mentre masticava passivamente un boccone della dotazione alimentare di volo. Era il destino dei pellegrini dello spazio, uomini votati ai viaggi interstellari per scoprire angoli di universo dove si potesse trovare la vita. Ma la lunga lontananza delle abitudini terrestri li aveva fatalmente portati a perdere il contatto con la realtà. Da qui le frequenti amnesie e la necessità di ricominciare ogni volta, ogni singolo giorno. Specialmente da quando la presenza si era manifestata nelle loro vite. Il primo ad accorgersene era stato Alex, il più anziano dei tre. Un giorno aveva manifestato un senso di malessere che gli altri due, Garth e Nick, non erano riusciti a capire. Alex avvertiva una forte nausea, un sordo rimbombo delle pareti di dentro, come se il cuore gli stesse implodendo. Poi aveva guardato fuori, con gli occhi sbarrati e la bocca spalancata in un urlo cristallizzato, e aveva indicato un punto in alto a destra, sullo schermo panoramico. Lì, un'ombra più nera del nero, si raggrumava in un angolo di buio più intenso. Alex aveva perso momentaneamente i sensi, e loro erano rimasti con un grosso interrogativo macchiato d'angoscia. Quando si era ripreso, il loro compagno non aveva più aperto bocca. Da allora, ed era ormai un mese fa, non avevano più scambiato una parola con lui e si era chiuso in un silenzio ostinato e autopunitivo, come se quello che aveva visto fosse una sua colpa ancestrale manifestatasi nell'enorme seno dello spazio, uno scemo neo del quale voleva con quel silenzio pertinace pentirsi senza voce. Garth e l'altro suo compagno avevano scambiato dei commenti e provato a scuoterlo, ma era stato tutto inutile. Quindi era stato il turno di Nick. Una settimana dopo, poco più. Anche lui, mentre effettuava dei controlli di routine, si era bloccato all'improvviso. Era come congelato, ma tremava leggermente, quasi fosse percorso da una corrente intima. Garth lo aveva toccato per riscuoterlo, ma lui lo aveva spinto via con violenza. Poi si era girato, il volto carico d'angoscia, indicando di nuovo quella macchia nella notte stellare che intanto si era allargata, occupando una parte dell'ornato visivo. Alex era rimasto indifferente, di pietra, come se fosse sul dovere soltanto puntare avanti, dritto verso un luogo di espiazione segreta. Per Garth era iniziato un percorso durissimo. Anche Nick aveva cominciato a non parlare e la difficoltà di quel viaggio interminabile si era moltiplicata all'infinito, finché non era successo anche a lui. Aveva notato che le amnesie diventavano più frequenti, ma l'aveva attribuito all'enorme pressione mentale che doveva sopportare. Però quel giorno, 8 ore prima, gli si era aperta davanti quell'orribile visione.
Ormai il video raggiolante della presenza si estendeva su tutta la superficie dello schermo. Si era bloccato, sentendosi mancare il respiro e cercando con disperazione di aggrapparsi a qualsiasi immagine di luce e di vita riuscisse a ricordare. Ma nulla veniva in suo soccorso. Il nero stava avvolgendo e impregnando tutto. E sembrava venirsi da fuori, ma trovare dentro di lui un'acqua profonda che lo impediva di seconda. In breve si era trovato a terra, dibattendosi, finché non era subentrato in uno stato di paralisi e quasi di sollievo. Allora era iniziato un viaggio lento e costante, apparentemente irreversibile, dentro il collo di quel buco oscuro. Ormai non parlava più neanche lui, e la sua vita era una mera alternanza di sonno e veglia, in un dialogo di vuoto e nulla che lo attraversava con la stessa indifferenza del coltello di un macellaio. Non sapeva esattamente quali pensieri, se mai ce n'erano, attraversassero la mente degli altri due pellegrini. Ognuno di loro sembrava assorbito in una sfera autonoma di contemplazione, eppure Garth, la notte, sentiva succedere qualcosa nella sua mente, come se gli eventi esterni si riverberassero nella sua attività onirica producendo risonanze, reazioni, scatti subitanei. Immagini del suo passato gli si presentavano improvvise, e ogni volta gli sembrava di arrivare a un passo dal capire qualcosa, ma poi si bloccava sempre.